Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a Due Chiacchiere in Cucina, bentornati, bentornati nella nostra cucina, ma noi ogni giorno torniamo nella vostra perché ci piace accompagnarvi nel pranzo, ci piace anche darvi come sempre delle indicazioni o dei suggerimenti per rendere ancora più succulenta e buona la vostra pausa pranzo. Con noi un grande ospite e veramente un gradito incontro, perché tante cose ci saranno da dire, da scoprire. Sandro Poli, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Ilenia, ciao Ileo. Tutto bene Ilenia, tutto a posto, ti vedo allegrissima. Ma bisogna, cioè sono in compagnia dei due uomini, cioè tutto va bene, si cucinerà, si mangerà, si parlerà. Bene, i principi base li abbiamo scoperti, quindi tutto questo. Sandro Poli, parliamo di The Gustologist. The Gustologist. Questa pagina Instagram che è diventato blog, che è comunque un sito che scopriremo, perché pian piano, tante cose, sì. Tante caratteristiche molto belle di questo sito. Ma che ricette ci hai portato oggi? Allora, io vi ho portato un antipasto che è delle pere a gorgonzola e crudo croccante, e poi vi ho portato un baccalà su crema di topinambur e porri. Ecco, l'acquolina già c'è. No, ecco. Possiamo anche dire che se lungo le strade vedete quei meravigliosi fiori gialli, tuffatevi, perché sotto ci sono i tubi del topinambur. Sì, non nel senso tuffatevi, non in mezzo alla strada. Come ma no, il problema è che sono sempre lungo le statali. Sono lungo le statali, perché crescono nei fossi. Perché? E sono spontanei, perché è difficile coltivarli, però sono delle cose più buone del mondo. Più buone, hanno il sapore del carciofo, quindi... Con la consistenza di una patata. Di una patata. Versatili. Allora, io vorrei dare fin da ora l'indirizzo internet del tuo blog, in modo che tutti quanti possano andare fin da subito, okay, a vedere quelle che sono le tue foto, le tue presentazioni, che è thegustologist.com. Allora, continuate a seguirci, tra poco noi ci fermiamo per un attimo, ma tra poco scopriremo questo meraviglioso mondo di Sandro Poli. Eccoci tornati a Due Chiacchiere in Cucina, Ilenia Bazzacco come sempre Leonardo con me Feltrin. E oggi ovviamente vi abbiamo già presentato in anteprima il nostro ospite di oggi, che è Sandro Poli. Ciao a tutti. Thegustologist.com, diciamolo sempre, perché comunque durante la trasmissione potete anche andare a vedere subito di cosa si tratta e quali sono le proposte che tu fai, le ricerche che tu fai. Prima ricetta di oggi. Allora, prima ricetta di oggi, facciamo delle pere al gorgonzola e crudo croccante. Allora, diamo gli ingredienti prima tu di cominciare, così prego. Tutti quanti si preparano, perché insomma, tu, ma magari qualcuno sa proprio questi ingredienti proprio in casa. Due pere Williams, 4 fette di prosciutto crudo, 4 cucchiai di gorgonzola e 4 noci. Allora, bella tabellina. Ecco. 4 potrebbe essere un gioco. Allora, corretto posso, di posso due. Riformularla io? Due pere, 4 fette di prosciutto crudo, 8 cucchiai di gorgonzola. No, 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 non puoi distrarli così. 4 e cucchiai 10 di gorgonzola. Noci. Vabbè, ok, il gorgonzola potete aumentarlo come volete in base al gusto. Posso dire una cosa? Certo. Allora, Sandro prima consigliava teneteci il grassetto intorno. Sì, il grassetto va tenuto. Questo qui è la parte più buona del prosciutto. Allora, cominciamo. Allora, iniziamo con le pere. Sì, vado le io. Le sbucciamo, ma sì, grazie. Anche insieme, ok. Cosa dici, dai? Le sbucciamo. Riusciamo? Aspetta. Sì. No, perché vai. Effettivamente ogni strumento di cucina. Ogni strumento è particolare, ha il suo verso. Ormai faccio con questo. Ce la fai? Sì, hai certo. Scoperto, okay. Ce l'hai fatta. Allora, senti una le cosa, sbucciamo. A proposito del grassetto, senti una cosa, io volevo anticipare una cosa. Tu hai un'origine pugliese. Un'origine pugliese, trasferito in Emilia, quindi sono un misto. Sei un misto, ma soprattutto sei figlio di due cucine praticamente belle, gustose, belle, piene belle, di soddisfazioni. Sì. Assolutamente sì. Tanto sul tuo lavoro questo. Beh, assolutamente sì. Sono due sapori completamente opposti, perché la cucina pugliese è una cucina leggera, fatta di verdure, fatta spadellata, okay, come si suol dire. La cucina emiliana è tutta da scoprire, quindi è tutto un segreto, vedi, tortellini con il ripieno, le lasagne con un ripieno. Ecco, Ilenia è stata molto brava a sbucciare le pere. Faccio io. Grazie. Perché lei ti ha mostrato negli anni tutto
ospiti mi hanno fatto vedi fare questo lavoro. Sei bravissima, ecco, così deve essere la pera sbucciata. In realtà è perché lei si tiene il suo strumentino bello comodo apposta e lo presenta agli ospiti solo dopo. Bravo, esatto, è un trucco. Ma tu lo sai che quelli, diciamo, alla portata di tutti, non quelli, sono quelli che tagliano meglio. Quelli migliori, vero, esatto. Anche perché almeno avranno una dote o qualcosa. Però senti, io hai detto prima, nascosto il cibo, diciamo così, le pietanze e le bontà dell'Emilia, però voglio dire, anche in Salento si usa l'infucata, voglio dire. Sì, no? Sì, sì, sì. Soffocata dall'acqua. Beh, ovvio, senso. Certo, però l'Emilia porta la corona dello scrigno, del ripieno. Ecco. Che buono, l'abbiamo fatto noi lo scrigno. Lo scrigno di tortellini. Certo, lo scrigno di Venere. Esatto. E riesci a mescolarle le due? Volendo, sì. Certo. Diciamo così, tradizioni, certo, insieme. Certo. Prendendoti anche la responsabilità, magari. Assolutamente sì. Fare l'uno e l'altro insieme. Assolutamente sì, perché la cucina emiliana è molto conservatrice. Certo. Quindi ci tiene molto ai suoi prodotti e alla sua originalità di quello che porta a tavola. Ma credo lo faccia anche da città a città, perché molto spesso tra Bologna, sì, Modena già cominciano, figuriamoci con Carpi che c'è un po' tra Reggio Emilia, Modena, esatto, e via le tradizioni cambiano. Allora scusate, ritorniamo alla ricetta. Abbiamo scavato leggermente. Abbiamo scavato le pere con un scovino e ci andiamo a mettere dentro il gorgonzola. Ti do già la pirofila, cosa Grazie, dici? Grazie Elenia. Tieni. Grazie mille. Elenia costerava la pirofila perfetta. Sì, ma solo per il gorgonzola in questo momento. No, io sono così disponibile perché so che comunque almeno quattro pere mi aspettano. Vabbè, ecco, certo, almeno quelle sì. Però a te, Elenia, piace tanto il formaggio, quello cosiddetto puzzone? No? A me piace, sì, a me piace tantissimo il formaggio saporito, che poi magari posso anche mangiare la ricotta, però magari devo leggermente condirla. Ecco, un consiglio per condire la ricotta, per esempio. Olio, sale e pepe, O il miele. Anche il miele. E diventa un dolce velocissimo. Però se parlo, per esempio, mangiare la ricotta così, magari quella leggermente soda, non quella cremosa, ma quella soda, io penso a effettivamente un trito di erbe aromatiche con olio, sale e pepe. Ci può stare anche una leggera grattata di scorza di limone o di arancia. Assolutamente sì. E, per esempio una cannella. E poi rimaniamo così sul dietetico, va? Cioè spezie un po' particolari, che non so, cannella, noce moscata, queste cose un po' dolciastre, ci possono stare per fare se contrasto. Se faccio un dolce, sì, un dessert veloce. Se io invece utilizzo la ricotta per un pasto, chiamiamolo così, nudo, preferisco non mettere né cannella né noce moscata, io personalmente, al limite non so, un po' di curry volendo, però mi piace dal gusto. Si sono invertiti i ruoli adesso, praticamente tu sei diventato manovalanza, non più ospite. Esatto. E ti stiamo sfruttando nello scavare. Io sto scavando le pere. Guarda, le già tagliate. Dall'altra parte invece stiamo preparando, cioè si scava all'altezza, diciamo così, dei semi, dei dove c'è il cuore del frutto. Il picciolo tenetelo, perché sì, è importante questa cosa, non togliete il picciolo alla pera, perché servirà anche da supporto, o sbaglio, per quanto riguarda l'ingrediente finale, la decorazione finale. Allora, vado ad inserire il gorgonzola. Buono. Che poi è una ricetta molto veloce, anche molto perché veloce. Secondo me questa la puoi preparare anche leggermente in anticipo e poi andare in fornare nel momento in cui vai. La scelta, per esempio, della qualità delle pere, quanto può essere importante? Scusa. Può essere importante, no, in genere non deve essere importante, non dobbiamo legarci a una pera perché sennò diventa troppo... Limitante, brava, grazie. Quindi nel momento in cui io a casa non dovessi avere la pera Williams ma ho le Kaiser, va bene lo stesso. Tu puoi farli ugualmente. Diciamo che ti darà una consistenza diversa. Una consistenza diversa. Perché la Kaiser, certo, tende a rimanere molto più croccante. Esatto. Ma poi dipende, uno può anche scegliere, alla fine li prova, vede, le trova, ma quello sì, che anche, può apprezzare. Anche magari un aperitivo
se si usa come aperitivo, si usa più come croccante, perché magari c'è anche un gesto diverso, si sa che l'aperitivo molto spesso si può consumare in piedi, piuttosto che in altre situazioni che non ti permettono di usare una posata, un piatto o altre, esatto, o altre cose. Quando vai agli aperitivi hai piatto, bicchiere, posata, cioè dici adesso mangio o bevo. Ma io volevo fare un appello in tutto questo, creare una specie di imbracatura dove uno può appoggiare tutto quanto tenendo tipo gesso al braccio. No, esiste un piatto con una sorta di incavo dove tu vai ad appoggiare il flute. E con l'altra mano... Questo non lo sapevo. Sì, sì. E con l'altra mano poi uno te la regalo uno, te la metti in borsa e tu te la porti a tutti gli eventi. Che meraviglia. Potrebbe essere, no? Uno potrebbe avere effettivamente il proprio vassoietto della mensa, come esatto, si suol dire. Ecco qua che stiamo facendo la cosa per cui dicevamo prima di mantenere il picciolo della pera, perché si va ad arrotolare il prosciutto crudo intorno proprio alla parte della punta, esatto, della pera. Che poi questa è una base, questi ingredienti, pensandoci prima quando eravamo pronti per iniziare, è una base anche per fare un risotto. Risotto, gorgonzola, pere, specche e noci, cioè prosciutto e noci. Crudo croccante. Crudo croccante sopra, quindi potete fare con questi ingredienti quasi un menù intero, volendo. Vero, anche come colori è molto bello da vedere proprio. Anche perché il tuo sito, blog, anche la tua pagina Instagram, ha una caratteristica particolare, sono proprio le foto. Sì, perché io sono un appassionato di fotografia e quindi ho unito le mie due passioni, che sono quelli della cucina e quello della fotografia, quindi un mix perfetto. Diciamo. Sì, solo che due passioni insieme con il tempo per una preparazione diventa effettivamente la foto, tutto quanto. Prima dicevamo non ha più stanze in casa, esatto, perché c'è il set fotografico, la cucina. Il set è sempre montato e la cucina è sempre in disordine. Ma la cosa bella è questa prima, è la vita. Che parlavamo prima, è proprio il fatto di come nascono le tue ricette. No? Non sempre nascono da un'idea della ricetta, possono nascere da un'immagine. Può nascere da una frase, perché a me piace leggere, mi piace scrivere, quindi mi piace sperimentare, e quindi una ricetta può nascere da tutto. Anche al supermercato? Anche al supermercato, o anche quando sei a casa e non hai niente e quindi devi arrangiarti. Il famoso svuota frigo. Il svuota frigo, esatto. Ma credo sia ispirazione per tanti chef, adesso io non lo sono, ma credo che voi abbiate Pensi di non esserlo, quando tu arrivi a casa dal lavoro, dalla radio, da due chiacchiere in cucina, apri il frigo e non hai nulla e devi comunque cercare di mangiare qualcosa. Già crei una ricetta. Certo, creo anche un numero di telefono. Non ascoltatelo, perché da adesso, da quest'anno, non sarà più così. No, assolutamente. Anzi, saranno i tuoi amici che telefoneranno a te e diranno: Lea, cosa ci ho preparato oggi? No, a parte scusi, gli scherzi, Leonardo Feltrin, sì, dica. È vero, è vero, è vero, è vero, sta già succedendo. Tutti quanti, diventerai bravissimo a cucinare. Insomma, io lo spero, ma ci proverò. Sì. Ho una brava maestra in tutto questo. Allora, Ilenia, bravissima, vedi? Mi sono già portata avanti. Le noci le andremo a mettere dopo cottura, quindi quando andiamo a impiattare il nostro antipasto, le nostre pere. Queste qua vanno in forno. Ok. In forno per circa 15 minuti. Senti a quanti cosa? Gradi? 160. Okay. Allora, ripetiamo, scusatemi perché vi ho interrotto. No, scusate. Quanti gradi? 160. 15 minuti. 15 minuti, indipendentemente se è ventilato o no, esatto, insomma, c'è sempre questa cosa. Io l'ho messo statico adesso, lo vuoi ventilato? Ventilato meglio. Ok. Prima di metterlo in forno, volevo chiederti una cosa. Le noci, perché ci sono due scuole di pensiero? Sono persone che rigorosamente devono essere spezzettate a mano o pestate, magari con un pestino, quello per il batticarne o altre cose. Altri che invece dicono frullatore tutta la vita. Frullatore no. E la pelle d'oca. No, infatti per quello perché... A mano, perché hanno una consistenza, diventa una consistenza grezza, diciamo, che al palato... Cioè diventa quasi una farina diventa un crispy che è piacevole al palato. Come avete capito, non consigliano. se tu le frulli, si surisca... No, più che altro, se non hai un attrezzo appunto che frulla in maniera molto veloce, cosa succede? Che si surriscaldano, esce la parte oleosa e fa un pastone. Cioè diventa una crema. E rovina tutto, non è più la parte croccante. Allora, credo sia arrivato il momento di infornare.
di mettere il, questa non meraviglia. Wow. Sì. Wow. Cioè l'estetica è importante, okay. Ma per mangiare è importante l'estetica. Tu pensa che è tutto... fondamentale. Sì, anche perché quello deve rimanere all'interno, altrimenti devi utilizzare mezza pagnotta di pane per poi andare a recuperare tutto il formaggio. Questo potrebbe essere un consiglio positivo, lo sai, conoscendo noi. Allora, vai. Mettiamo in forno, ripetiamo, 160 gradi per 15 minuti circa. Allora, adesso noi, mentre aspettiamo che questa meraviglia della natura si cuocia in forno, noi diamo la linea all'angolo, alla, diciamo così, a un meraviglioso angolo dell'educazione alimentare con la dietista, la nostra ormai amica, Cinzia Dalla Gassa. Siamo tornati nel nostro angolo dell'educazione alimentare, è tornata con noi la nostra dietista, ma non solo, e poi ovviamente continueremo a parlare di questo progetto bellissimo con Due Chiacchiere in Cucina insieme a te, Cinzia Dalla Gassa. Continuiamo appunto a parlare di abitudini alimentari, di buone abitudini alimentari, che vanno oltre ovviamente il contenuto della dieta che si può fare o non si può seguire. E tra i vari dubbi che ovviamente mi stai togliendo di puntata in puntata, c'è anche quello dell'andare a mangiare fuori, ok? Magari a casa uno riesce a mantenere un certo tipo di rigore o comunque ha delle abitudini buone, ma nel momento in cui si va al ristorante e lì casca il palco, casca l'asino, come si suol dire, non si riesce a né controllare né sapere cosa mangiare o come mangiare. Sì, perché la differenza sta nel controllo. A casa compri, sai un po' quello che è nel frigo, cerchi di controllare gli acquisti, al ristorante sei più vulnerabile, non sai quello che potresti trovare e sei molto influenzato anche dalle persone con cui condividi il pasto. Queste sono le due cose, infatti, e mi piacerebbe capire come non essere influenzato dalle persone e anche come scegliere poi il luogo dove recarsi a mangiare in base a quella che è un po' l'abitudine alimentare quotidiana a casa. Allora, come non farsi influenzare è legato un po' alla capacità della persona di saper dire di no a volte, no? Perché la difficoltà non è tanto il decidere cosa mangiare quanto il preoccuparsi di quello che potrebbero pensare gli altri. Nel momento in cui si esce in compagnia, uno ha voglia di mangiare un certo tipo di piatto, di alimento, e se tutti prendono qualcos'altro si sente un po'... È vero, poi si viene additati. Esatto, come... tutti mangiano la pizza, allora prendo la pizza anch'io, per non dover giustificare, per non dover... spiegare il perché magari ho voglia di mangiare qualcos'altro. Ci sono poi degli accorgimenti che si possono adottare nel momento in cui si ha di fronte il menù. Sì. Perché nel momento in cui si legge cosa propone di buono il ristorante, intanto io suggerisco sempre di prendere un qualcosa che è speciale per quel ristorante e che a casa non siamo abituati a mangiare. Quindi di approfittarne, di mangiare qualcosa di veramente gustoso, particolare, qualcosa di unico che non mangi tutti i giorni. Che quello un po' fa il giorno della festa. Esatto. Cioè uno si coccola, sì. Giustamente. L'altro accorgimento che vale soprattutto per le persone che hanno più occasioni di mangiare fuori è quello di concentrarsi su quella che è la sensazione che vogliono provare dopo il pasto, cioè invece di ordinare un piatto pensando solo ai sapori che si vogliono percepire, quindi è più legato a sì, che cosa voglia in questo momento, senza pensare a come ci si vorrebbe sentire dopo, chiedersi anche ma come voglio sentirmi dopo il pasto, cosa devo fare dopo, per esempio. Se vado a mangiare fuori a pranzo e magari ho delle attività in programma per il pomeriggio, è importante essere magari, no? Non avere una digestione così appesantita. Si sposta l'attenzione ma anche poi il godimento. Sì, cioè scegli in modo più consapevole. La stessa cosa per la cena. Come voglio riposare questa notte? Come voglio svegliarmi domani mattina? Perché molto spesso la qualità della digestione impatta poi sulla qualità del sonno, sull'energia percepita la mattina successiva. E conosco molte persone che quando escono poi si lamentano, no? Di tutti gli effetti legati a quello che hanno mangiato e ai disturbi associati alla digestione. Quindi basta qualche piccolo accorgimento. Bene, benissimo. Allora, quindi non è neanche così difficile. Non è difficile. Basta no. Veramente avere quell'attenzione giusta e anche che poi è verso se stessi, perché alla fine è anche se stessi, per stare sei più bene libero di scegliere e poter decidere, sì. E scegliere. Allora, grazie Cinzia. Grazie a voi. Cinzia Dalla Gassa ritornerà con noi la prossima puntata. Continueremo questo viaggio meraviglioso tra le abitudini. Io non sto già cambiando qualcuno, quindi hai già ottenuto il primo risultato. Noi adesso torniamo in cucina.
ritorniamo in cucina e andiamo a vedere cosa è successo in forno e soprattutto come sono diventate le nostre pere col gorgonzola e il crudo croccante. Già il profumo c'è stato un momento in cui proprio scendevano le lacrime di gioia. Vediamo se riesco a non scottarmi. Che meraviglia. Io non ci arrivo. Non arrivi a fare dei gesti atletici. No. Col forno. Questo è il piatto sfornato dopo 15 minuti a 160 gradi insomma, di cottura nel forno. E adesso prepariamoli. Perché a te l'onore, caro Sara. A me l'onore. Allora. Se vuoi aiutarti con un'altra paletta, perché ho paura che... Vabbè, le mani d'amianto, che tu, insomma... Ok. E poi sono creature proprie, no? C'è proprio un'attenzione, un affetto nei confronti... E poi, come vedete, dicevamo prima, il grasso, il grassetto del prosciutto si è sciolto, tantissimo. Ha dato gusto alla pera, però il prosciutto rimane croccante, perché altrimenti diventa secco, secco poi, no? Fate un'ottima figura con pochissima spesa, ma soprattutto pochissima fatica. Ecco. Tre, giusto? Quanti siamo noi? Siamo in tre, quindi riusciamo a mangiare felicemente. Mi dispiace per tutti in studio, ma ci mettiamo mangeremo delle noci. Noi, molto semplice. Ecco, guarnizione finale. Questa parte croccantina che ci sta perfettamente. Crispy. Non ci avevamo già messo, no? Un pochettino prima, no. Ecco, questa è una cosa che mi ero persa. Non ci vanno a crudo. Non ci vanno assolutamente a crudo. Perché ma se vogliamo possiamo mettere anche, per esempio, delle arachidi, delle nocciole, possiamo anche... Delle mandorle, per esempio, degli anacardi. Oppure anche delle prugne intorno. Sì, sto cominciando a vivere un mondo meraviglioso. Comincia a variazioni su tema. Infatti, creare questo tripudio. Allora, questo è il piatto, il primo piatto di Sandro Poli. E adesso andiamo a sentire il consiglio prezioso di Ice Veneto su quale vino abbinare a questo piatto. Ma buongiorno. Ciao Ilenia. Ti vedo sempre in splendida forma. Grazie, troppo buona. Anch'io, grazie. Allora ti offro un goccetto di vino. Ma sì, dai, oggi è la giornata giusta. Per sdebitarmi. Sì. Allora, pere al gorgonzola con noci e prosciutto crudo. Meraviglia. Stavo per dire che è il mio piatto preferito, ma non è un piatto, è un mix sostanzialmente. Allora, di questa preparazione io scelgo la componente che mi dà più problemi nell'abbinamento, ok? Cioè, qual è di queste tre cose che mi dà più problemi? Il gorgonzola, formaggio erborinato, l'erborinatura mi crea in bocca una sensazione di tendenza amarognola. Allora ho bisogno di un vino che abbia morbidezza e se la morbidezza non è sufficiente deve avere un po' di dolcezza. Allora cosa ho scelto? Un moscato fior d'arancio dei Colli Euganei spumante di OCG. Perché? Perché mi serve per compensare questa tendenza amarognola del gorgonzola. Solo questa è la ragione per cui ho scelto questo. Tu pensi questo? Non è così. Ma perché questo è uno dei tanti vini veneti spumanti che sarà in mostra il 23 di novembre, sabato, a Verona, nel corso del nostro congresso nazionale per la manifestazione per l'AGE, in cui ci saranno tutte le bollicine del Veneto a disposizione dei visitatori. Io spero che tu sia dei nostri guardiani. Ma certo che sì, Ascolta, proviamo ad annusarlo. Certo. Senti che profumo, che meraviglia di fior d'arancio. Lo degustiamo? Dolce, direi un sollucchero. Però questo... Questa acidità... Che dà questa sensazione... Ripulisce la bocca. Salivazione. Perché anche è grasso il gorgonzola. Sì. E quindi quando ho grassezza nel cibo devo avere acidità nel vino. E questo è un abbinamento, dico azzardato, secondo i canoni classici. Ma noi sai che azzardati. Siamo un po' azzardati. Ma noi ci piace osare. Ma dai, sempre uguale. Osiamo. Vediamoci anche dopo. Cin cin.
Bentornati a Due Chiacchiere in Cucina, siamo in compagnia Ilenia ed io del nostro ospite Sandro Poli. Ciao. Vi ricordiamo sempre thegustologist.com o comunque la pagina Facebook è omonima, quindi The Gustologist. È il momento della seconda ricetta, che è baccalà su crema di porri e topinambur. Allora, vi daremo adesso subito gli ingredienti e vi daremo anche gli ingredienti necessari per quanto riguarda l'olio al prezzemolo, che poi andrà a guarnire, a dare l'ultimo profumo, l'ultimo gusto al piatto. Allora, vi servono 400 g di baccalà già ammollato e dissalato, 300 g di topinambur, 150 g di porri, erba cipollina, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 450 ml di acqua e 4 cucchiai di olio al prezzemolo, sale e pepe quanto basta. Per fare l'olio al prezzemolo vi servono 300 g di olio di semi, 75 g di prezzemolo e 75 g di cipollotti. Questo è l'insieme degli ingredienti per creare questa ricetta. Allora, noi abbiamo già il baccalà ammollato e dissalato in bella mostra, questo ingrediente nobile e meraviglioso. Possiamo fare una precisazione per chi magari non è avvezzo di questo materiale, di questo prodotto, qualche piccola nozione sul baccalà, perché certo, noi in Veneto lo chiamiamo baccalà, ma in realtà è lo stoccafisso. Sì. È sempre il merluzzo, solo che ci sono due metodi di conservazione: o sottosale, in questo caso il baccalà, o lo stoccafisso, che è quello essiccato e quindi disidratato. Quello che si vede tipo racchetta da tennis appesa in vari negozi. Solo che noi in Veneto lo chiamiamo baccalà, che non so, baccalà mantecato, baccalà alla vicentina o cosa del genere. In realtà il tuo è veramente quello sottosale. Sì. Ok? Quindi ha bisogno anche lui di essere ben spurgato, cioè ben dissalato, perché altrimenti è immangiabile. Certo, poi effettivamente uno se lo ritrova, trova le gengive che vanno a fare un po' di salutare. No, cioè non riesce tette, neanche ad avvicinarsi. Non si riesce a mangiare. Questa lingua che scende. Allora, cominciamo la preparazione di questo piatto. Cosa devo fare io? Allora, mi pulisci topinambur. La cosa più semplice. Sì, ma perché no? Ma si mangia anche baccalà. La buccia? Non si mangia la buccia, però facendo delle rondelle sottili sottili le possiamo friggere e fare delle chips di topinambur. L'olio ce l'ho, se volete. L'olio ce l'ho, facciamolo. Facciamo voglio dire, due chips al volo. Era stato suggerito anche dal pubblico prima di farle, io non l'ho colta, infatti adesso mi pento. Però io vado invece a occuparmi del baccalà. Che dovrà essere tagliato come? A tocchetti, così. Abbastanza, insomma, abbastanza grossi, sì. Tutti della stessa misura, più o meno? Sì, insomma, più o meno, per sì. Per cottura. Per la cottura, per... Senti una cosa, mentre... Dimmi. Mi piace perché Ilenia sta pulendo il topinambur. Poverina, gli ho dato il compito più difficile. Intanto sto pensando che devo mettere su appunto i panni in lavatrice. E tutto il resto. Ma è un po' come girare Indiana Jones. Che ho l'asciugatrice pronta. Sbucciare il topinambur. Allora, senti una cosa, proprio curiosità, come è nata sta passione? Come è nato The Gustologist nella tua vita? The Gustologist è nato dalla mia passione per la cucina e per la fotografia. Allora, quindi, noi in cucina quando parliamo lavoriamo, però di questo si vede l'uomo e la donna. Ah, ecco, quindi io dovrei lavorare mentre perché ti parlo. Perché sennò non ci stiamo qui. Abbiamo il direttore di studio che dice, dai, lavora. Ok, va bene. Perfetto. Io invece parlo e basta. Quindi. Ecco, allora, te parlo sono inutile. E io parlo e lavoro. E mi aiuti? Sì. Ok, qua così, perfetto. Ci metto un po' di olio. The Gustologist. Se lo metto io, l'olio è mio. E tu, l'olio è il mio potere. Vai. L'olio è il mio potere. È nato sì dalla passione della fotografia. Ok, basta. Basta. È nato dalla passione della fotografia e della cucina. Li ho uniti assieme. E quindi è nato prima su Instagram, che è il social per eccellenza della fotografia, e poi si è trasformato in blog. Che rapporto hai con Instagram o comunque con i social? Io ho un rapporto molto come posso dire, molto simpatico, nel senso che comunque mi piacciono, li utilizzo, però è bello anche darci uno stop, quindi cioè non ti fai catturare da tutto utilizzi, il turbine, esatto, quindi nel modo giusto, ecco, per nel socializzare, modo esatto, nel modo sano. Ma perché ecco, molto spesso per voi, perché anche tu Ilenia con Timo e Vaniglia, insomma con tutto il lavoro che fai nei social di presentazione e di cucina, molto spesso, essendo che voi presentate una passione, perché nasce da quello, esatto, nasce da un interesse forte, è il vostro linguaggio
per esprimere la creatività. Assolutamente sì. Molto spesso il fatto che non sia magari interpretato nel modo giusto o che qualcuno commenti o dica delle cose che magari non sono pertinenti. I classici haters o quelli che non leggono. È difficile perché uno viene ferito un po' anche nell'animo. Assolutamente sì, perché parlo anche per te Elenia, ci mettiamo tanta passione quando si crea un post e quando si crea un contenuto, quindi avendo delle persone che magari commentano in maniera tra virgolette leggera o disattenta esatto, come siete carini tutto questo, no, ma siamo magari i commenti usciti in privato sono allora diversi. Io intanto ho fatto soffriggere il baccalà leggero con 4 cucchiai di olio. Allora vai pure a spiegare questa. Lo vado a coprire di acqua da fare una cottura semi al vapore. Quindi lo copriamo. Acqua che deve essere, può essere fredda, che non può essere fredda, sì, okay. Sì, può essere fredda. Aumentiamo l'intensità del calore. Un coperchio qui dentro, vediamo. Prova a vedere, perché sai che qua i coperchi sono sempre un mistero. No, così. Quindi piccolo, tutto è nato, grande. Tutto è nato da questo, ecco, vedi, così si crea anche. Ecco. Tutto è nato così e poi come si è sviluppato? E poi si è sviluppato dal riscontro della gente, quindi questo ti dà una carica in più. Senti, ma un blogger, comunque un food blogger, sì, quando comincia ha bisogno di cavie? Cioè uno deve cominciare da noi solo? Noi siamo le prime cavie di noi stessi, però sì, uno ha bisogno di cavie per far assaggiare quello che uno prepara, una ricetta nuova, un gusto nuovo, un abbinamento nuovo che va provato, e quindi c'è bisogno di cavie, sì, di cavie anche, però sincere. Ecco, questo volevo chiedere, perché poi gli amici alla fine dicono no, sì, ma noi ti appoggiamo. No, però gli amici devono essere le prime persone che ti dicano sì, stai facendo, sì, questo mi piace, questo non mi piace, questo abbinamento è giusto oppure no. Questo è fondamentale. Anche perché poi tu ci metti la faccia quando devi pubblicare una foto, e se le persone rifanno le tue ricette, devono essere ricette che riescono bene, altrimenti cioè, ne vai a discapito della, chiamiamola, reputazione, ma anche del tuo affetto verso le persone, pubblico. Esattamente, è un rispetto che devi avere. Quindi io do un consiglio a tutti i vostri colleghi: se cercate delle cavie, cercatele già sazie. Ma perché altrimenti si struttura come la cena tra amici. Ho bisogno di arrivo io con l'olio, fatemi fare questo, almeno che quello è importante. Quello bisogno, basta di che mi sale, dite pepe. Basta. Adesso è il mio momento. Tre pizzichi, posso farlo come fate voi, questa cosa un po' aberrante che vabbè, scenografico, evitiamo, okay, questa cosa veramente la scuola. E due grattugiate di pepe. E poi io non so se succede la stessa cosa anche a te, però in Instagram, soprattutto perché diciamo che è il social del momento, è un luogo veramente dove stringe delle grandissime amicizie. Infatti, io non è una vetrina solo. Esatto, assolutamente, perché si incontrano comunque persone con la stessa passione. Selezioni anche. Assolutamente sì, le persone, quindi i legami che si creano sono belli. In tutto questo, se possiamo, Sonia Peronacci in questo ci ha messo tantissimo Sì, ha fatto veramente tanta rete. Tantissima rete, brava. Perché organizza ogni mese un brunch dove riunisce, non dico tutti perché è impossibile, però tantissimi blogger con quelli, la stessa passione. Sì, quelli che ormai siamo diventati la famiglia di Sonia Peronacci. Ma questa è la cosa bella, perché comunque ognuno ha la propria personalità, ognuno rischia con dei gusti a proporre delle cose, ed è giusto che ad ognuno venga riconosciuto questo lavoro, perché farlo semplicemente postando le ricette degli altri o cose che si trovano in altri siti diventa solo un po' una botteghina che rigira tutto il resto. Allora, noi abbiamo in un altro pentolino stiamo facendo scaldare l'olio con dei porri per fare la crema di topinambur e porri. La dose che tu hai dato è per 2, 4? È per 4. Per 4 persone.
così vi sapete regolare. Quattro persone intendendo come se fosse un primo piatto, esatto, o piatto unico. Come un primo piatto. Ok. Questa è una cosa molto bella per i profani come me, che leggono tutte le ricette per quattro persone, alla fine le fai per quattro persone, ma sei da solo e alla fine mangi. Ti fai scorta in freezer, butti in abbattitore la parte che non vai a mangiare, butti in abbattitore, quindi riduci le temperature in maniera molto veloce, e poi cacci in freezer. Un giorno arrivi a casa e dici: che cosa posso mangiare? Oh, ecco, ho la crema di topino e anguri. In freezer. Ecco, vedi. Hai capito? Ci sono tutti i trucchi. Non ce la farò mai, io la finisco e sono a posto. Perché poi è un'avventura nuova che riparte tutti i giorni. Comunque io volevo veramente consigliare alle persone che andranno a vedere il tuo blog, sì, che, di guardarle le foto, veramente, hanno una, sono bellissime. Una delle prime cose su cui siamo confrontati prima, conoscendoci, perché hanno anima. Cioè, hanno un'anima e una capacità, è molto bello. Quindi non, molto spesso si sottovaluta questa cosa. A me piace cosa. Raccontare anche delle storie tramite le foto, perché è giusto un'atmosfera, creare un'atmosfera, creare una situazione, raccontare anche con una semplice immagine, oltre che la caption. Ma può essere anche breve, basta che ci sia comunque la voglia di comunicare. È forte, perché uno sfumato, grazie, uno sfocato, un colore, veramente comunica l'anima in tutto questo. Allora, tu adesso, Leonardo, niente, tu adesso sei nuovo, siamo a poche puntate, però vedi che c'è scritto: che facciamo? E io direi: andiamo a giocare a carte? No. Allora, facciamo vedere che qui abbiamo già... Io mi stavo già preparando messi per una partitina a burraco, va bene. Allora, siccome il tempo per noi è sempre tiranno, facciamo vedere appunto che abbiamo già fatto questa operazione. Quindi rosolato i porri, aggiunto il topinambur, coperti di acqua, okay, sale e pepe per insaporire. Finché soprattutto il topinambur diventa bello morbido, affinché si possa poi frullare e ridurre in crema, cosa che faremo noi adesso. Posso coprire? Sì. Facciamo andare anche questo, cosa dici, così? Sì. Qui abbasso o posso spegnere secondo te? Se lo possiamo spegnere. Ok. Mi sento un po' l'orsetto quello con, con i due piatti che vanno avanti. Ok, allora, trasferiamo nel bicchierone? Sì. Allora, togliamo un po' di taglieri. E questo va tutto, tutto emulsionato, frullato. Tutto frullato. Va frullato. Ce la fai? Sì. Proprio rivolto verso la camicia pulita. Ecco. Ecco. Vai, vai, non importa, tanto ci sono. Frulliamo tutti. Tutto. Noi frulliamo tutto, assembliamo poi il piatto. Frulliamo tutto. Mentre noi invece andiamo a vedere, a farci raccontare delle, diciamo così, dei metodi e delle informazioni molto importanti per quanto riguarda il nostro bucato di casa, perché dopo la cucina bisogna sempre pulire. Tipo la camicia. Camicia mia. La tua. È sporca. Dai, togli. Il mondo sta cambiando. Noi stiamo cambiando. Quando acquistiamo, siamo più attenti, più esigenti e più responsabili. Ad un prodotto non chiediamo più solo che sia efficace, vogliamo anche che sia sicuro. Per la nostra salute, per quella di chi amiamo e anche per il benessere dell'ambiente. Ecco perché abbiamo scelto Wave. Guarda un po' qui. Prima c'era il detersivo. Oggi c'è Wave, il primo detersivo in fogli. Wave lava prendendosi cura dei capi perché contiene solo componenti naturali che rispettano la natura e i colori delle fibre e il benessere della pelle. Tre anni di investimenti per un prodotto destinato a rivoluzionare per sempre il bucato. Wave è ipoallergenico e antibatterico. Per questo è particolarmente adatto anche ai vestiti dei bambini. E quando il lavaggio finisce, Wave dov'è? Non c'è, si è sciolto. Perché Wave è completamente biodegradabile. Così, mentre ci prendiamo cura dei capi, facciamo qualcosa di buono anche per l'ambiente. Facile, efficace, eco-friendly. È pratico, nella sua confezione super compatta, non pesa e non ingombra. Così leggero e comodo quando fai la spesa, perfetto quando sei in viaggio. Solo un foglio Wave, non sporca e non si spreca. Prendilo, dividilo, mettilo nel cestello, avvia il programma e vai! Ecco fatto, ecco Wave. Ecco a voi il futuro, per lavatrice e lavaggio a mano, per capi bianchi e colorati, profumato e in versione sensitive senza profumazione.
È il momento per noi di impiattare quello che è stato fatto, che è stato preparato, insomma, il baccalà su crema di porri e topinambur. Okay. Ricordiamo che la crema di porri ha cotto più o meno 15 minuti, mentre per il baccalà bastano 5-6 minuti, insomma, un pesce che cuoce abbastanza in fretta. Dipende quanto grandi li fai anche i pezzi in cottura, perché se sono piccolini ci vuole meno tempo. Sì, beh, è vero, poi dipende, deve mantenere la sua consistenza, non deve assolutamente rovinarsi o sfaldarsi. Quindi allora, prendiamo, ho versato la crema, prendiamo dei pezzi di baccalà. Vuoi un telo? Potete capire che profumo che sta arrivando da... Ok. Vuoi asciugare magari prima di metterlo? Se volete potete anche asciugarlo prima di adagiarlo, che... Poi se uno è bravo a raccoglierlo bene e a riuscire a far perdere l'acqua in un attimo, lì c'è la mano esperta, per noi che siamo meno esperti magari potrebbe essere utile. Vi mostriamo come fare. Però adesso io ho la curiosità di sapere come è stata fatta l'olio al prezzemolo. Praticamente. Allora, l'olio al prezzemolo è stato frullato prezzemolo, cipollotti e olio. Tutto a crudo. Tutto a crudo, in un bicchiere, in un brick. È stato frullato e passato al culino. Posso mescolare o tu prendi solo la parte di olio? Io prendo solo l'olio. Quindi lo fai decantare. Lo faccio depositare, esatto, decantare. Quindi si consiglia di farlo un po' prima. Sì. Poi dura se uno lo tiene per altri piatti. Sì, dopo uno lo può... Guardate anche i colori, dal bianco allo sfumato fino a tornare al bianco con... È molto elegante come piatto, eh? Grazie. Adesso per rovinare tutto ci sarebbe una palma di prezzemolo, perché normalmente si mettono appunto le palme, invece noi mettiamo sempre. Ti faccio una domanda così, a bruciapelo, il tuo colore preferito nel cibo, nei piatti? Ah, ecco. Il verde, perché ritorna anche nelle mie foto. Infatti. Allora, questo è il piatto che abbiamo preparato, il secondo piatto, appunto, il baccalà su crema di porri e topinambur. Adesso, grazie a Ice Veneto, agli amici di Ice Veneto, scopriremo qual è il vino perfetto da abbinare. Ho sentito un profumino di baccalà. Tu non sai quanto è buono. È il mio piatto preferito. Allora, topinambur, baccalà e poi un olio al prezzemolo. Meraviglia, no, ho visto anche la guarnizione e la presentazione del piatto. Elegantissima. Elegantissima, con queste proprio perle di smeraldo quasi, eh? Veramente. Che poeta. Allora, ho scelto un vino eccezionale. Siamo Doc Garda, è uno spumante rosé ottenuto con due vitigni, la Corvina e il Merlot. Guarda che bello il colore, ricorda il petalo di rosa, il corallo, bellissimo. Ci mettiamo il naso, profumo suadente di fragolina di bosco, bellissimo, molto elegante, molto fine. Proviamo anche a degustarlo. Una delicata acidità e sapidità che mi va a incontraltare con questa tendenza dolce spiccata all'interno del piatto. Il baccalà ha tendenza dolce, ma anche una buona aromaticità che gli dà intensità gustativa. Quindi è un abbinamento che trovo perfetto, perfetto, molto molto piacevole. Ma se noi decidessimo per esempio di farlo assaggiare a qualcun altro, questo rosé, come possono fare? A chi le vorresti far assaggiare? A tutte le persone che sono all'ascolto. Brava, adesso. Basta venire a Verona il 23 di novembre dalle ore 10 alle ore 19 all'interno della manifestazione per l'Age, all'interno del nostro congresso nazionale Associazione Italiana Sommelier. È già possibile acquistare il ticket andando sul nostro sito congressoaistalia.it. Ilenia, ti raccomando, eh? Vedrete un sacco di sommelier tutti in cravatta, elegantissimi. Insomma, vero? Come Dio comanda. Come Dio comanda. Mi sembra giusto. Cin cin, salute. A tra poco. Acquistate i biglietti, eh. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Due Chiacchiere in Cucina e noi ringraziamo tantissimo Sandro Poli. Grazie, ricordate, grazie a voi. TheGustologist.com, questo è il sito, poi entra la pagina Instagram e tutto il mondo che ruota intorno alle tue idee, alla tua cultura, alle tue ricerche. Noi ti lasciamo degli omaggi, perché ti lasciamo il nostro grembiule. Grazie. Il nostro grembiule di Due Chiacchiere in Cucina e un piccolo omaggio per i nostri consigli per quanto riguarda il bucato. Grazie mille. E le tue cose
positive in cucina. Tanti in bocca al lupo da parte nostra. Grazie, lupo. Grazie a voi. Torna a trovarci. Okay. Ciao a tutti, noi ci rivediamo alla prossima puntata. Rifate le ricette. Thank you.